Questo rinnovamento è stato urgente e abbiamo puntato ad avere la tecnologia d'avanguardia migliore, perché il problema è grande e nella rapidità e nella perfezione della tecnologia si riesce a dare valore anche ai professionisti. Un anno fa il terribile rogo, un incendio doloso che aveva causato gravissimi danni alla palazzina del Calcit e che aveva creato serie difficoltà alle attività di emodinamica. Adesso è finalmente arrivato un nuovo angiografo. Oggi entra in funzione il nuovo angiografo. Il precedente è stato distrutto da un incendio a maggio del 2020, un fatto sgradevole, una ferita importante per la città di Arezzo. Adesso l'apparecchio ritorna, è un nuovo apparecchio con un investimento di più di 1.800.000 euro. Uno strumento all'avanguardia che meglio risponde alle necessità operative della sala di interventistica cardiovascolare. È importante per i cittadini della provincia di Arezzo, è importante per chi si trova in un momento delicatissimo della vita affrontare un problema acuto cardiaco. E in questo caso, oltre alla bravura, alla professionalità dei nostri medici e infermieri, noi possiamo avere una tecnologia avanzatissima. Consente di affrontare delle situazioni coronariche e vascolari complesse e quindi di poter esercitare la nostra professione e la competenza che abbiamo può essere completamente espressa con l'alta qualità di questi apparecchi. Questa macchina ci consente di effettuare sia procedure complesse nelle coronarie, ma anche ad esempio i salvataggi complessi di gamba nel paziente diabetico, in cui siamo uno dei maggiori centri del mondo. Senza questa tecnologia non è possibile realizzare una rete dell'emergenza-urgenza per il trattamento dell'infarto, quindi è di fondamentale importanza. Il costo dell'operazione è 1.250.000 euro, che ha anticipato la ASL, e la rapidità: in meno di 2 anni noi abbiamo restituito un apparecchio essenziale alla città di Arezzo.